Irama, il cui vero nome è Filippo Maria Fanti, è un cantautore e rapper italiano molto popolare. Audiofollia.it, informazione, servizi musicali professionali, produzioni creative. Nato il 20 dicembre 1995 a Carrara, in Toscana, Irama è cresciuto a Monza e ha sviluppato una passione per la musica sin da bambino. I suoi autori di riferimento sono Francesco Guccini, Lucio Battisti e Fabrizio De André, mostri sacri del cantautorato italiano. Nel 2014, Irama ha collaborato con Valerio Sgarci, incidendo tre singoli, Amore mio, Per te ed È andata così. L'anno successivo, ha collaborato con Benji and Fede incidendo Fino a farmi male. La sua carriera ha avuto una svolta significativa quando ha partecipato al 66esimo Festival di Sanremo, nel 2016 con il singolo Cosa resterà nella categoria Nuove proposte. Anche se non ha vinto, questa esperienza ha segnato l'inizio del suo successo. Nel 2018, Irama ha vinto la 17esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, che gli ha dato una grande visibilità. Da allora, ha rilasciato diversi singoli di successo e album, tra cui Plume e Il giorno in cui ho smesso di pensare, che hanno ottenuto il triplo platino. Irama ha dimostrato una notevole versatilità artistica, spaziando dal pop alla dance, e ha continuato a evolversi come artista. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo. Oltre alla sua carriera musicale, Irama è noto per il suo impegno sociale. Ha partecipato all'Amici Speciali, uno spin-off di Amici di Maria De Filippi. Irama è un artista di talento che ha saputo conquistare il pubblico con la sua musica e la sua personalità. Con la sua passione e il suo impegno, ha raggiunto importanti traguardi nella sua carriera e ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana. Iscriviti al canale e attiva la campanella, se vuoi rimanere aggiornato. Per tutti gli altri servizi, scrivici per un preventivo senza impegno. Audiofollia.it, il portale della creatività, realizza le tue idee.